Occhio che sta arrivando. Ma tanto io non cado. Prima o poi cadi, fidati. Io sto a sinistra e non mi becco. Amici telespettatori, benvenuti agli sgommati. Scusate, ma non posso credere. Sto dentro casa di Sara Tommasi. È appena finita la perquisizione della polizia. Ma la polizia non ha trovato niente, io sì! Incredibile! Ho trovato il dente di Berlusconi! Poliziotti! Ragazze, studentesse d'Italia, benvenute ai corsi della professoressa Gelmini. Da oggi voglio occuparmi personalmente della preparazione culturale delle ragazze. Per loro niente più materie inutili come italiano e matematica, che non servono a far carriera. Basta, le ho evirate, pardon, tagliate. Al loro posto una delle nuove materie introdotte sarà come farsi aiutare da un ricco sfondato. Primo esercizio, la pronuncia corretta dell'orgasmo. Se il vostro copulante ha un reddito inferiore a 100.000 euro, il gemito andrà espresso con la O chiusa in questo modo. Oh. Ripetete con me. Oh. Bravo. Se il suo reddito è invece pari o superiore ai 500.000 euro, la pronuncia sarà più aperta e culminerà in un ah. Ripetete con me. Ah, bravo. Se infine ci avete la fortuna di intrattenervi con un partner dal reddito auspicabilmente superiore al 1.000.000 euro, allora opportunamente, dilatando il cavo orofaringeo, si potrà dare fiato a tutto il proprio entusiasmo. Ah! Accompagnato da qualche affermazione tipo sì, ah, oddio, sì, così, ancora, ancora, dai, sì. Scusate, mi sono lasciata un po' prendere la mano. Pensate, amici, che questo dente è stato per anni nella bocca di Berlusconi. Stava là dentro pure quando Silvia ha detto che bisognava fare la guerra a Saddam. Ma tu lo sai che Berlusconi ha dichiarato guerra totale alla magistratura? Alfano vuole mandare le ispezioni alla procura di Milano. Gli ha detto di cercare le armi della distruzione di massa. La guerra è una brutta cosa. Oh, un becce! Io manco ci volevo andare al Milan. Stava tanto bene a Genova. Quello il presidente ci ha reclutato a tutti quanti. Lo faccio perché amo Silvio! Questo era Bondi! Lo faccio perché è il mio miglior cliente! Quello è Ghedini! Boccassini, siamo a cessa! La Santanchè! Oh, beh, io c'ho paura, Umberto! Fra poco ci ordineranno l'assalto e io se mi trovo davanti a un magistrato non so veramente cosa dirgli, voglio. Non conosco la materia. Avvaliti della facoltà di non rispondere. Lo faccio perché Silvio mi ha fatto diventare famoso! Questo è Silipoti. Ma, e tu Umberto, perché lo fai? Lo faccio perché voglio il federalismo e poi per dare un futuro migliore a mio figlio, il Trota. Guarda, questa gliel'ho fatta mentre faceva il bagno nel Ticino. Ma guaio, ma l'acqua del Ticino è piena di alghe. No, quelli sono i capelli del Trota. Per fortuna io me ne sto imboscato nelle retrovie. Io ho paura dei nemici. Non che non voglia partecipare a questa guerra, ma sono altre le avanguardie. Le avanguardie rivoluzionarie. La legge è uguale per tutti! Giudici, magistrati, pubblici ministeri! Elisabetta, svegliati! Che c'è, Gianfranco? Oh, le doglie! Lo sento, sta per nascere il mio partito! Entro domenica sarò mamma! Non sei sicuro? Non è ancora finito i giorni! Che faccio?
lo faccio nascere a Roma o a Milano? Ma fallo nascere qui a Monte Carlo, così avrà la doppia cittadinanza e pagherà anche meno di tasse. Bella idea! I due marroni costa Monte Carlo. Oddio! Oddio, Eli! Eli, c'ho le contrazioni! Ho bisogno che mi accompagni a partorire! Non posso mica guidare così! Ma ho sonno! Fatti accompagnare da mio fratello in Ferrari, no! Eli, non mettere sempre in mezzo tuo fratello, per favore! Non voglio che si sappia in giro che lui è lo zio del mio partito! E allora chiamati un taxi! Eli, quando fai così sei peggio della vedova Almirante! È tornato a chiedere aiuto al nostro programma il signor Pierluigi. Buonasera. I nostri telespettatori si ricorderanno di lui. Era venuto in trasmissione perché cercava il programma del suo partito, il PD. Cosa le è sparito stavolta, Pierluigi? Le firme, sono sparite le firme. Quali firme? Quelle per mandare a casa Berlusconi. Le avevo raccolte nei gazebo, per le strade, fra la gente. Ora mi sono sparite tutte. Allora, ce le descriva queste firme, quante erano? 10 milioni, erano 10 milioni di firme. Ero riuscito quasi a raccoglierle tutte. Me le ha rapite, oppure me le ha rubate. Ragazze, bentornate alla seconda lezione di cultura generale della professoressa Gelmini. Oggi studiamo l'arte del ricatto. Buttate lì. Questa materia si studia attraverso il telefonino. Abbiatene cura di portarlo sempre con voi durante le vostre esercitazioni orizzontali. In caso di foto, occorre piazzarlo in maniera da ritrarre bene il volto dell'interlocutore al fine del suo riconoscimento. In caso di video, sinceratevi che lo strumento abbia uno zoom molto potente. Su ragazze, di corsa a fare gli esercizi. Io vi ho imparato come si fa, ma adesso sta a voi studiare. Ricordatevi, il riscatto delle donne parte dal ricatto dell'uomo. Oh, yeah! Sono 3 ore che mi porto in giro. Adesso mi hai portato qui in piena campagna. Ma me lo appoggio o no a questo federalismo? Rilassati, Umberto. Guarda il cielo terzo della Puglia come ci avvolge. Ascolta come le cicali pugliesi cantano come le muse in una notte ghegliana di mezzestate. Mi sovvengono le passate stagioni e le future. E naufragar m'è dolce in questo mare. Ma chi se ne frega, Niki? Io da te voglio l'appoggio al federalismo. Come sei venale, Umberto. Un po' di poesia, no? E poi io non appoggerò mai il federalismo. È contro il meridione e la povera gente. Un po' come diceva Kierkegaard. A proposito, cosa ne pensi di Kierkegaard? Me ne frego dei Gogart. Quei lasciali altrove. Pensati bene, Niki. Col federalismo tu diventerai re delle Puglie. Umbe, tu mi tenti, ma per questo federalismo, tu cosa mi dai in cambio?